L'attacco contro Dnipro è un crimine contro l'umanità, dice Zelensky. Per proteggere l'Ucraina bisogna accelerare i suoi sistemi di difesa aerea. In Turchia, volata finale all'ultimo voto fra il presidente uscente Erdogan e lo sfidante Kılıçdaroğlu. Imminente la sentenza delle urne. Il programma alimentare mondiale ha raggiunto più di 600.000 persone da quando sono state riavviate le distribuzioni in Sudan. Gli ambientalisti bloccano un'arteria autostradale all'Aia contro il governo che premia l'industria degli idrocarburi. Giornata di lutto a Dnipro, nell'est dell'Ucraina, dopo il raid missilistico russo che ha colpito un ospedale psichiatrico e una clinica veterinaria questo venerdì mattina. L'attacco ha causato almeno 2 morti e una 30ina di feriti, tra loro anche 2 bimbi di 3 e 6 anni. Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство. Російська ракета, балістика проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти. А essere presa di mira però è stata tutta la città di Dnipro, già nella notte tra giovedì e venerdì, in un massiccio raid missilistico che ha danneggiato automobili, edifici residenziali, un distributore di benzina e un'azienda. Questo è l'ennesimo di una lunga serie di bombardamenti che in questi giorni si stanno intensificando su tutte le città di confine, prese di mira ormai quotidianamente. Ultime fasi della campagna per il ballottaggio alle elezioni presidenziali turche col presidente uscente Recep Tayyip Erdogan, dato per favorito, e il leader dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu alla testa di una coalizione di 6 partiti. Erdogan vuole prolungare di altri 5 anni i suoi già 20 anni di potere. Nell'ultimo comizio a Istanbul ha affermato che la Turchia vincerà con tutti i suoi colori. Nel suo ultimo incontro elettorale, Kılıçdaroğlu ha parlato di sostegno alle famiglie e alle fasce sociali più deboli. Il leader dell'opposizione ha concentrato la sua campagna su preoccupazioni più immediate nel tentativo di superare l'avversario. Lo scorso 14 maggio, in contemporanea con le presidenziali, in Turchia si è votato anche per le elezioni parlamentari. In questo caso il partito di Erdogan e i suoi alleati hanno ottenuto una maggioranza alla Grande Assemblea Nazionale, con 322 seggi conquistati su un totale di 600. L'operatore umanitario belga Olivier Van de Castel, detenuto per 15 mesi in Iran, è atterrato in Belgio dall'Oman nella tarda serata di venerdì. Il 42enne è stato accolto dai genitori, dalla sorella e da altri familiari sull'asfalto della base militare di Melsbrook, vicino a Bruxelles. Van de Castel è stato rilasciato venerdì dopo la mediazione del Sultanato dell'Oman, un intermediario tradizionale tra gli occidentali e l'Iran. Gli abitanti di Tournai, concittadini dell'operatore umanitario, hanno festeggiato la sua liberazione. Il programma alimentare mondiale è riuscito a raggiungere più di 600.000 persone vulnerabili da quando sono state riavviate le distribuzioni in Sudan. Nei prossimi giorni l'agenzia inizierà le distribuzioni anche nel Darfur centrale. Mentre sporadici scontri si sono avuti nei giorni scorsi, l'esercito sudanese ha richiamato alle armi i riservisti e i soldati in pensione per far fronte alle milizie paramilitari nemiche e chiede alle Nazioni Unite di cambiare il proprio inviato nel paese. Migliaia di persone di tutte le età hanno bloccato una delle arterie stradali principali dell'Aia in un'azione organizzata da Extinction Rebellion per protestare contro gli incentivi concessi dal governo olandese all'industria fossile. La polizia ha subito provato a disperderli con cannoni ad acqua, ma la maggior parte dei manifestanti è rimasta al suo posto. Sostengono che il governo olandese spenda in sussidi alle aziende fossili 5 volte la somma dedicata a fronteggiare il cambiamento climatico. I manifestanti chiedono al governo olandese di interrompere gli incentivi finanziari all'industria fossile e di dirottare gli extra profitti di queste aziende in azioni contro il cambiamento climatico, ma anche di istituire un'assemblea cittadina per decidere come i Paesi Bassi possano diventare neutrali dal punto di vista climatico entro il 2025. Finora i cannoni ad acqua della polizia non li hanno fermati e l'obiettivo è di resistere a oltranza e di bloccare questa strada. Vincenzo Genovese, Euronews, L'Aia.